Da qualche mese a questa parte stiamo ordinando prodotti interessanti dalla Cina e ora è arrivato il momento di fare un video per farvi vedere ancora una volta di cosa sono capaci i nostri amici asiatici. Questo vecchio aspirapolvere elettrico pulisce la nostra casa da anni. Tuttavia, Cookie crede ancora che sia un mostro gigante. Questa piccola scatola contiene un piccolo aggeggio grigio con una piccola pila destinata ad alimentarlo. Premendo il pulsante, otteniamo una stretta striscia di luce verde emessa dal laser all'interno del dispositivo. Tutto ciò che dobbiamo fare è prendere un pezzo di nastro adesivo incluso nel kit e attaccarlo al lato della spazzola dell'aspirapolvere. Ora è pronto per il test. A prima vista, a occhio nudo, il pavimento sembra pulito e non è necessario passare l'aspirapolvere. Ma non appena accendiamo il laser, di polvere ne troviamo e come, insieme a peli di gatto, che difficilmente sarebbero visibili senza questa illuminazione. Sono bastati 4 dollari per aggiornare il mio aspirapolvere all'84esimo livello. E ora ha una funzione che non è ancora disponibile nemmeno in molti modelli costosi e moderni. Il prossimo è uno dei miei acquisti preferiti di quest'anno. La scatola contiene un piccolo barile, che è un minuscolo compressore per pompare aria in vari oggetti. Ma è così piccolo che sembra uno scherzo. Non sono sicuro che possa davvero gonfiare. Ebbene, stiamo per scoprirlo. Per prima cosa, proviamo a gonfiare una normale ciambella da mare. Il piccolo ugello della pompa si inserisce perfettamente nella valvola. Accendiamola e... wow! Riempie la ciambella in modo incredibilmente veloce. Non sono riuscito a farlo così velocemente con la bocca. Bene, il gioco per i bambini è finito. Ed è il momento dei pesi massimi. Voglio dire, questi due materassi ad aria. Per cominciare, abbiamo un materasso singolo di piccolo spessore. La sua valvola è più larga, quindi colleghiamo l'ugello più grande e avviamo il compressore. Il materasso si gonfia e ci vuole circa un minuto perché si riempia completamente. Ma per il test definitivo, abbiamo un materasso matrimoniale enorme e molto spesso. Non abbiamo caricato la batteria dopo i test precedenti, quindi non so se la carica residua sarà sufficiente per questo mostro. Comunque, lo colleghiamo e lo accendiamo. Nei primi secondi si vede già il materasso riempirsi d'aria. Non posso credere ai miei occhi. Guardate quanto è piccolo il compressore rispetto al materasso e quanto è efficiente il suo funzionamento. Ci sono voluti 4 minuti e 10 secondi per gonfiare questo enorme materasso e creare una pressione sufficiente al suo interno. Per rendere il test più equo, confrontiamo il minuscolo compressore con l'enorme pompa manuale. Gonfiamo ancora una volta questo materasso e vediamo quanto tempo ci vuole. E così, eccoci qui. Sì, usare la pompa manuale è decisamente più difficile che usare il compressore. Tuttavia, applicando un certo sforzo, siamo riusciti a gonfiarlo in circa 3 minuti. Un minuto in meno rispetto al risultato del nostro piccolo compressore. Tuttavia, la stanchezza è tale che non si ha più voglia né di campeggiare né di fare escursioni. Inoltre, basta confrontare le loro dimensioni. Sono come un elefante e una mosca. Il compressore è molto più facile da portare ovunque. Inoltre, ha anche la funzione di sgonfiaggio, grazie alla quale qualsiasi oggetto può essere facilmente ripiegato. Ma non è tutto. Il produttore ha dotato il compressore di illuminazione a LED, trasformandolo in una lampada da campeggio, con una luce calda e soffusa e 3 livelli di luminosità. Che altro dire? Il dispositivo è davvero bello e lo porterò con me ogni volta che andrò in viaggio. Ho deciso di garantire a me e a Cookie un riscaldamento di emergenza che ci tenga al caldo anche in caso di guerra nucleare. A questo scopo abbiamo acquistato una stufa a gas con un catalizzatore in ceramica, con migliaia di fori. È alimentato da queste piccole bombole di gas, che vengono inserite all'interno della stufa e fissate con una chiusura magnetica. Giriamo la manopola, creiamo una scintilla e accendiamo il gas che esce dal catalizzatore. Dopo un po' la piastra di ceramica si riscalda e inizia a emettere un forte calore, che riscalda gli oggetti e le persone circostanti. Ma se abbassiamo la maniglia e installiamo la griglia, che in realtà dovrebbe essere sempre installata, la nostra stufa si trasforma in un fornello a gas, che può essere utilizzato per cucinare il cibo e riscaldare la stanza. Il kit comprende anche un adattatore, che può essere utilizzato per collegare la stufa a una grande bombola di gas con un tubo. Fortunatamente Cookie e io abbiamo una buona scorta di piccole bombole che costano un dollaro l'una su internet e ognuna di esse è sufficiente per 3-4 ore di riscaldamento alla minima potenza. Quando si passa l'aspirapolvere all'interno dell'auto, lo sporco e i piccoli sassolini sono spesso molto difficili da rimuovere dai tappetini.
I cinesi hanno trovato una soluzione semplice e ingegnosa a questo problema. Si tratta di una pistola d'aria compressa che crea un mini tornado di aria pressurizzata. Ovviamente non può funzionare senza un compressore, quindi colleghiamolo. Quando si preme il grilletto, il tubo all'interno della canna inizia a girare, creando così potenti vortici d'aria. Guardate che magia! Accidenti, quanta polvere sporcizia! L'aria pressurizzata scorre tra i pelucchi ben compatti e soffia letteralmente via tutto lo sporco. Al rallentatore si può vedere l'aria che colpisce il tessuto con colpi decisi. Stiamo pulendo questo tappeto da diversi minuti e la polvere non ha mai smesso di uscire. Un normale aspirapolvere non si avvicinerebbe mai a questo risultato. La pistola è perfettamente efficace anche per la pulizia dei normali tappeti di casa. Per farla breve, è un altro dei miei acquisti preferiti. Ho visto su internet una borsa dell'acqua pieghevole e ne ho ordinata una per me. Quando è vuota, occupa pochissimo spazio. Ma se si svita il bocchettone di riempimento e si versa l'acqua, può contenere quasi 10 litri di liquido. La maniglia di trasporto è molto comoda per essere appesa a qualsiasi ramo o gancio, ottenendo così un bel contenitore da cui attingere acqua per cucinare, lavare le mani, piedi e altre parti del corpo. Vi ricordate questo ventilatore USB di AliExpress che vi abbiamo mostrato circa 100 anni fa? Ora i cinesi hanno introdotto una nuova versione aggiornata di questo gadget. Il motore è più potente, le pale sono più grandi e una di esse ha un aspetto un po' strano. Colleghiamola a un computer portatile e accendiamola. Che diavolo è? Si trasforma in una specie di ologramma che visualizza l'orologio e la temperatura attuale dell'aria. Le lancette del quadrante si muovono. Ho provato a toccarlo con la mano, ma è subito scomparso e si è ritrasformato in un ventilatore. Credo proprio che tutto dipenda dai LED colorati che si trovano su una delle pale. Quando ruota, ogni LED si accende e si spegne al momento giusto, formando così una grande immagine. Ma se avete bisogno di aria ancora più fresca, i cinesi hanno ideato questa insolita lampadina enorme. Può essere avvitata a qualsiasi presa di corrente ed è dotata di un telecomando che regola la luminosità della luce e la temperatura del suo bagliore. Inoltre, il kit comprende queste pale bianche che vanno fissate alla lampada. Miracolo! La lampada si trasforma in un bellissimo ventilatore. Accendiamolo e vediamo come funziona. Crea un flusso d'aria ampio e potente, la cui intensità può essere regolata con il telecomando. Certamente questa lampadina può essere integrata anche in una plafoniera. Acquistatela e godetevi in casa vostra una bella brezza rinfrescante. Ho ordinato questo pacchetto con un grasso e divertente razzo a propulsione d'acqua. E se pensate che non possa decollare, vi sbagliate. Viene fornito con una rampa di lancio blu, sulla quale dobbiamo montare il razzo. Ma prima del lancio, dobbiamo applicare degli adesivi speciali con il cucciolo dorso pronto a volare, per darle un aspetto più completo. Dopo aver collegato il tubo dell'acqua del giardino alla rampa di lancio, tutto è pronto per il volo. Accendiamo l'alimentazione dell'acqua e speriamo che il decollo avvenga. I serbatoi si riempiono di carburante e i motori iniziano a espellere acqua. Si muove! È fuori dalla rampa di lancio! Sta volando! Oh mio Dio, è così alto! Sembra una specie di magia. Alla massima pressione dell'acqua, il razzo si alza in aria di oltre 3 metri. Regolando la velocità di erogazione dell'acqua, si può anche regolare l'altitudine di volo del razzo e persino farlo atterrare in sicurezza. Spero che vi siano piaciuti i gadget che sono riuscito a trovare. Tutti i link sono nella descrizione.